siamo in strada per Lazzaretto all'altezza di Punta Sottile, o meglio del bagno Gabriele. Questo è il pontile che dà accesso alla piattaforma dello stabilimento balneare. Come vedete, qui il muro di cinta dell'asse stradale ha ceduto sotto la potente spinta delle onde di questa mareggiata di libeccio che si è scatenata a largo di Muggia. La strada è chiusa, di conseguenza i residenti delle frazioni di Chiampore, Darsella e San Bartolomeo o tornano a casa attraverso strada per Darsella oppure fanno il giro per la Slovenia e devono rientrare dal confine di Lazzaretto. Che purtroppo è un grave danno, se non sbaglio, anche alla piattaforma del vostro stabilimento. Questo succede purtroppo abbastanza spesso ormai, di frequente. Danni anche 2 anni fa, stessa cosa. Bisogna mettere in sicurezza assolutamente la piattaforma, bisogna cambiare il sistema, perché così ormai una volta capitava una ogni 2, 3, 4 anni, adesso 2, 3 volte all'anno, quindi è impossibile, bisogna cambiare il sistema. È evidente che con una situazione di questo genere, con massi di questo genere sulla carreggiata, anche una volta rimossi, bisognerà fare un intervento per permettere il ripristino della circolazione, perché altrimenti qua la strada si allaga ad ogni piè sospinto. Strada chiusa dunque, danni, abbiamo sentito poco fa l'intervento anche del titolare del stabilimento balneare Gabriele, anche a questa piattaforma che consente ai bagnanti d'estate di prendere il sole nello stabilimento Gabriele, così come nel vicino Opera Figli del Popolo, che è una struttura analoga lì dietro. Però, come vedete, questa parte di muro, vedete il cemento armato nuovo, da qui in poi c'è il muraglione vecchio che arriva fino sostanzialmente a Porto San Rocco, che evidentemente aveva già dei problemi, lo aveva già sottolineato il sindaco Polidori, che aveva già in animo un intervento sia in questa zona che nella zona dopo Porto San Rocco per fare il famoso lungomare, eccetera. Qui purtroppo bisognerà intervenire d'urgenza per ripristinare innanzitutto la circolazione e poi la sicurezza. Guardate che massi, guardate che dimensioni, questa, no, il raffronto con il mio trombino, e quindi evidente, no, le dimensioni, il peso e dunque anche i danni che possono aver causato l'asfalto. Perché queste onde qui sono così alte? Perché il fondale marino in sabbia molto basso, senza una scogliera che protegga il litorale più a largo, fa accelerare l'onda sul fondale basso, creando questo effetto, diciamo, di spinta potente che ha fatto saltare un po' tutto. Guardate lo squarcio lì e guardate, no, come si è aperto in questo punto il muretto.